come vi dicevo all'inizio, quando abbiamo deciso di programmare questo evento, abbiamo voluto coinvolgere tutti i 14 candidati della nostra circoscrizione per le elezioni europee. Di questi 14 hanno aderito in 5, 3 sono presenti, quindi adesso daremo spazio a loro per presentarsi in modo tale che anche voi possiate conoscerli. Quindi invito qui Giusy Campo. Questa si oppone ad una maggioranza che regala 7,5 miliardi di euro di soldi di cittadini. Grazie, ciao a tutti, io mi chiamo Giusy Campo, abito a Roma. Sono di origine palermitana, ma sono cresciuta a Torino perché i miei genitori negli anni 60 sono emigrati lì. Quindi mi sentite questo accento strano solo per questo motivo. Poi da circa 15 anni vivo a Roma. Per lavoro mi occupo di editoria universitaria e sto nel movimento dal 2007, da quando ci fu la prima raccolta di firme per eliminare, insomma, cercare di far andare a casa quelli che erano inquisiti o addirittura erano anche stati già condannati. Lì l'indignazione veramente mi ha colpito e mi ha risvegliato. Ci fu proprio dentro di me un sussulto e mi disse basta, è ora di finirla, bisogna fare qualcosa, non è possibile. E da lì è cominciato, insomma, il mio impegno nel Movimento 5 Stelle. Poi 2 anni fa è nato un gruppo nel mio municipio, Municipio V di Roma, e da allora, insomma, facciamo parecchie cose sul territorio. Perché dobbiamo votare il 25 maggio? L'Europa ci sembra lontana, magari. Magari ci sono molti che dicono, ma l'Europa, ma che mi frega a me dell'Europa? Ci abbiamo tanti problemi qua in Europa. E invece no, perché in questo Parlamento dal 2014-2020 in Europa saranno prese delle decisioni molto molto importanti che riguardano il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché saranno poste le basi del futuro fino al 2050. Ci sarà l'agenda 2020, 2030 e 2050. Cosa vuol dire? Che questi signori dovranno decidere, e noi andremo lì a battere i pugni sul tavolo, quale sarà il nostro futuro in fatto di alimentazione, di energia, di sanità, di istruzione, di servizi pubblici, di acqua, di rifiuti, cioè tutte quelle cose che sono la base per la nostra vita nelle città e nelle campagne. Quindi è importante essere lì, perché? Perché fino ad ora ci sono state delle persone che sono andate lì senza mai difendere i nostri interessi, mai. E non solo i nostri interessi di italiani, ma neanche gli spagnoli, i portoghesi, i greci. Non abbiamo mai saputo in questi anni fare fronte comune. Ecco perché è importante anche nel nostro programma questo punto che dice alleanza fra i paesi euromediterranei. Perché è ora di finirla, di un'Europa che è basata sugli interessi della Germania e sugli interessi del nord dell'Europa e dell'est dell'Europa. Basta, esiste anche l'Italia, esiste la Spagna, la Grecia, il Portogallo, mentre invece loro adesso che cosa hanno fatto? Visto che tutti questi anni hanno potuto fare quello che volevano, ci hanno trasformato in un supermercato dove questa gente viene a comprare le nostre risorse a prezzi di saldo, e così si stanno comprando pezzo pezzo tutto quanto. Tutto il meglio che noi abbiamo, le nostre migliori produzioni, pezzi del nostro territorio, il nostro turismo, i nostri prodotti agricoli di eccellenza, tutto si stanno comprando e noi siamo costretti a comprarci la roba fatta in Cina o fatta chissà dove, malamente, a basso prezzo, perché abbiamo tutti quanti, il nostro reddito si è compresso in questi anni, quindi dobbiamo andare a risparmiare. E cosa troviamo sul mercato? Prodotti che arrivano dall'estero, e i nostri, la nostra eccellenza se la comprano loro e se la esportano dove vogliono loro. Non va bene questo. Allora torniamo all'idea originaria di Europa, una comunità di popoli, ognuno autosufficiente dal punto di vista alimentare, energetico, la sanità, l'acqua pubblica, che poi si mette in rete e condivide delle politiche che sono ovviamente volte a stabilire un progresso, a stare meglio.
non che noi dobbiamo diventare come quelli, come i lavoratori del terzo mondo. Sono i lavoratori del terzo mondo che devono diventare come eravamo noi una volta, con i diritti, il salario garantito, un livello di vita dignitoso. Non dobbiamo andare al ribasso, questo io voglio dire. E quindi vi dico, convincete a votare la gente, perché l'Europa è vicina, l'Europa decide il nostro futuro. Vinciamo noi il 25 maggio. Grazie. Ok, proseguiamo. Allora, vi ricordo che qualsiasi cittadino volesse interagire e parlare con i vari con i candidati presenti alle europee, l'ultimo gazebo è destinato a loro e a voi. Allora, quindi invito adesso Dario Tamburrano. Salve, sono Dario Tamburrano, anch'io di Roma. Ho iniziato questa avventura insieme agli altri, alcuni dei quali sono diventati dei portavoce alla Camera tra il 2005 e il 2006, quando questo movimento praticamente non c'era, era solamente un sogno di qualcuno più coraggioso con un particolare senso civico che si attivava inizialmente portando l'informazione, perché uno dei problemi fondamentali di questa società è l'informazione che non fa il suo mestiere, non informa, anzi disinforma. E i primi periodi andavamo per le strade a portare i volantini informando i cittadini che nel Parlamento, che dovrebbe essere la casa della pulizia e dell'onestà più completa, siedevano un enorme numero di condannati superiore alla media dei cittadini italiani. I cittadini erano talmente disinformati fino a qualche anno fa che stentavano a credere a questa notizia, che ora è un dato acquisito. E quindi c'è stato un processo questi anni, grazie alla rete, grazie al movimento, di informazione dai cittadini, anzi diciamo di controinformazione, perché un conto è la televisione che ci fa vivere dentro una bolla artificiale e un conto è la realtà. E gli stessi punti del programma per le europee, il primo effetto che fanno è quello di informare, perché nessuno, finché il Movimento 5 Stelle non ha sollevato delle questioni, ha cominciato a porre il problema della moneta, il problema dell'euro, il problema del fiscal compact. Questo che cosa significa? Che in questi 30 anni in Europa sono state prese delle decisioni, sono state prese dei trattati, firmati dei trattati, senza che nessuno ci chiedesse il permesso. Nessuno ha chiesto il permesso a noi cittadini se volevamo entrare in Europa, se volevamo firmare il trattato di Maastricht, se volevamo firmare il trattato di Lisbona, se volevamo entrare nell'euro. Qualcuno vi ha chiesto il permesso? Nessuno. Non solo, non è finita qui, perché per anni abbiamo pensato meno male che siamo in Europa, perché lassù sicuramente sono migliori dei nostri politici. E vi assicuro che andando ad approfondire i meccanismi e quello che stanno architettando alle nostre spalle anche con le prossime decisioni, questo non è vero. Tutto il mondo è paese e anche lì dovremo combattere con dei meccanismi che vanno contro gli interessi degli europei e degli italiani. Ad esempio, cosa stanno preparando? Stanno preparando un meccanismo peggiorativo del fiscal compact, che è quel meccanismo che vorrebbe che noi rientrassimo del debito fino a un rapporto debito-PIL del 60%. Dato che pochi paesi riusciranno a soddisfare questo requisito, quella parte in eccedenza, quei 1.120 miliardi di nostro debito, verranno venduti sul mercato e in cambio daremo come garanzie le nostre residue sovranità, Enel, Eni, Finmeccanica, le autostrade, il gettito fiscale, le riserve valutarie ed auree della Banca d'Italia, ovvero quello che ci rimane dopo la progressiva spogliazione della sovranità monetaria con le privatizzazioni che sono avvenute dal 92 in poi. Questo è quello che stanno preparando dopo le elezioni. E allora qui dobbiamo decidere se diventare veramente come paesi del terzo mondo o cominciare a reagire e andare verso una progressiva liberazione, o verso la schiavitù progressiva, perché se non reagiremo saremo destinati ad essere schiavi per i prossimi 10-20 anni. Il 25 sarà il momento in cui noi potremo
decidere della nostra libertà o della nostra schiavitù. Quando, ad esempio, tornando al discorso dell'informazione, quando ci viene ripetuto, tanto che arriviamo a crederci che non c'è il lavoro, è falso, perché tutti noi abbiamo bisogno di un medico, di un artigiano, di un falegname, di un idraulico, di qualcuno che ripara ad esempio la nostra macchina quando si rompe, quindi non è vero che il lavoro c'è, abbiamo tutti delle esigenze, il lavoro non è scomparso nella nostra vita personale, non è scomparso a livello cittadino perché dobbiamo ripristinare l'assetto idrogeologico visto che franiamo e ci alluvioniamo, dobbiamo cambiare la nostra economia per affrontare le sfide energetiche e alimentari del futuro, abbiamo una quantità di lavoro immenso. E allora che cos'è che ha fatto scomparire il lavoro, visto che ne avremmo bisogno tutti di lavorare? È la mancanza di liquidità, perché la moneta moderna viene creata dal nulla. Questa è un'informazione che fino a pochi anni fa era appannaggio di poche schiere di appassionati, delle discussioni del Meetup, ed è una liberazione poterne parlare nelle piazze e informare i cittadini su quello che succede all'interno dei meccanismi di creazione del denaro. La moneta non ha nessun valore reale, le monete moderne. Perché è stato scelto ciò? Questo sistema di creazione della moneta da nulla può essere utilizzato come un marchingegno fantastico per superare i limiti fisici iniziali e far progredire la società e creare lavoro, un meccanismo perché le persone si scambino il lavoro con la moneta, oppure può essere un meccanismo con il debito di asservimento delle popolazioni. È già avvenuto, è avvenuto negli scorsi 50 anni, quando noi guardavamo i paesi del sud del mondo ai quali venivano erogati prestiti di moneta creata dal nulla, perché con la scusa del progresso dello sviluppo e mantenendo governi corrotti questi prestiti finivano nel nulla, questi soldi finivano nel nulla come nel nulla erano creati, rimaneva solamente il debito a carico delle popolazioni, e una volta che si esigeva questo debito venivano depredate delle loro risorse naturali, del petrolio, del legname e delle loro sovranità. Finisco. Vi ricorda qualcosa questo meccanismo? Questo è un meccanismo che sta salendo dal sud del mondo verso noi, è lo stesso identico sistema, perché l'obiettivo di questi signori è di spogliarci della nostra Repubblica, farla diventare una res privata. Allora invito tutti a informare, a pensare, a accendere le menti, e il 25 a invitare anche chi è indeciso a votare 5 Stelle, perché è l'ultima speranza pacifica, perché noi possiamo sperare in un cambiamento. Dopo saranno guai. Grazie. Grazie. Allora. Allora, altri 3 interventi e possiamo concludere la serata con il portavoce alla Camera dei Deputati, Alessandro Di Battista. Allora, quindi adesso invito Giovanni Ghirga. L'ascolto di questa dichiarazione di voto. Noi oggi non useremo parole consone, perché se quest'aula sorda... Buonasera a tutti, mi chiamo Giovanni Ghirga, faccio il pediatra da 30 anni e il medico da 20, medico per l'ambiente. E volevo, e vi parlerò chiaramente dell'emergenza ambiente in Europa, però... Non posso non iniziare dando voce a una signora anziana, un pochino malandata, che se n'è appena andata, e io gli avrei veramente concesso i miei minuti, veramente, guarda, e che si è messa a piangere, perché ha toccato un tasto che veramente tocca a tutti. Ha detto, ho una figlia che è laureata master su master, sono 14 anni che non trovo lavoro, è anche una laurea prestigiosa, e sa perché mi ha detto, dottore, non trovo lavoro? Perché mi dicono, chi ti manda? Non conosci nessuno. Questa è la più grande vergogna di questo paese, che solamente con le raccomandazioni si riesce a trovare lavoro, solamente con le conoscenze di quei vecchi, sporci, luridi politici si riesce a trovare il posto di lavoro, anche maiali, sì, ma perché no? E allora devo, a parte questa digressione, che vale la pena il minuto perso per quella signora, veramente vale la pena. Allora io devo dirvi, c'è un'emergenza europea ambiente, nessuno parla,
quei stupidi programmi politici televisivi di ambiente, di emergenza ambiente. Esiste un'emergenza ambiente in Europa e lo sanno tutti, perché è legata al fatto che le polveri fini sono state definitivamente legate all'incidenza del tumore, che purtroppo è in aumento in tutto il mondo, e all'incidenza proporzionale della mortalità. Più salgono le polveri fini e più sale la mortalità. Perché vi parlo direttamente di questo? Perché ho visto là un dépliant informativo su una centrale a biomasse che vogliono fare qui da voi. Ebbene, ci sono delle false notizie sulle centrali a biomasse. Io le notizie che vi do sono delle notizie internazionali, questa è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le polveri fini prodotte dalla combustione della biomassa hanno un effetto sulla salute umana indistinguibile da quello dei fossili. Quindi quello che vi ho detto sulla mortalità e sul tumore vale anche per le polveri emesse dalle centrali a biomassa. E quindi in realtà ci dovrebbe essere una rivoluzione in Europa. Quello che noi chiederemo, se andremo, chi andrà in Europa, sarà la costituzione di un tribunale speciale per le truffe che fanno sull'inquinamento. Chi inquina paga, secondo la Commissione europea, dovrebbe pagare, perché non paga nessuno. Miliardi e miliardi spesi per danni alla salute, tutti a carico della sanità. Una sanità per la quale si spendono 110 miliardi l'anno. E allora, io voglio dirvi, c'è un'occasione. Noi come Medici per l'Ambiente per 20 anni siamo andati in giro da soli per l'Italia, accolti dai comitati, ma sempre soli. Adesso abbiamo una casa e il Movimento 5 Stelle che accoglie e sente veramente i bisogni dei cittadini, i bisogni dei comitati, i vostri bisogni che state qui stasera, di un po' di sincerità, un po' di onestà, non di quello che viene, che vuole il voto. Non mi votate. Datelo al Movimento 5 Stelle, perché è veramente un'occasione per cambiare per la salute dei vostri figli, per il lavoro, ed anche una parola sull'immigrazione, perché vi dicono non ne parlate. Recentemente, qualche settimana fa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, è andato dai più grandi esponenti dell'Unione Europea a gridare che con l'effetto serra, se non gli danno importanza il riscaldamento terrestre, ci sarà veramente la distruzione dell'umanità. E quindi di cominciare ad agire. Va bene la Siria, va bene il problema in Crimea, ma agite. Se n'è andato scrivendo che gli hanno detto e gli hanno dato delle pacche sulle spalle. Faremo qualcosa. Eppure un ultimo documento, e concludo, delle Nazioni Unite ci dice che nei prossimi decenni 50 milioni di persone saranno costretti ad emigrare verso le nostre coste. E quindi cadrà quel progetto di aiutarli, creare sviluppo e dargli dignità in quei paesi dove sono nati. Quindi non più immigrati per costrizione, ma cercare di dare sviluppo lì. Ma dovremo combattere, e quello lo faremo, contro l'effetto serra, che non è contrastato in Europa perché le lobby dei fossili non lo permettono. Votate il Movimento 5 Stelle, fatelo per voi. Ok, prima del penultimo intervento vi ricordo ancora per l'ultima volta che tutto questo è stato organizzato grazie a una rete di volontari che ha coinvolto diverse meetup, Latina, Piglia, Cisterna, Sesta e Sermoneta, quindi una rete di volontari che per un mese hanno lavorato, si sono autotassati e hanno contribuito anche i cittadini che nei banchetti organizzati in questo mese hanno offerto delle donazioni. Però ecco, se potete darci una mano a diciamo, recuperare quello che abbiamo speso per questo evento, abbiamo un banchetto con gadget e chiunque voglia donare qualche cosa è libero di farlo. Quindi invito adesso l'ultimo candidato alle europee, Fabio Massimo Castaldo. Buonasera a tutti. Mi chiamo Fabio Massimo Castaldo, ho 28 anni, sono di Roma e sono praticante avvocato. Vi ringrazio di essere qui per un motivo molto semplice, perché purtroppo i media italiani non stanno informando la popolazione, quindi c'è bisogno di incontrarci, c'è bisogno di parlare insieme e c'è bisogno di spiegare a tutti quanti quello che veramente sta accadendo. Proviamo a fare un esempio concreto. TTIP, 4 lettere. Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare?
È un trattato, si sta discutendo in questo momento a Bruxelles tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. È un trattato, appunto, si chiama Transnational Trade and Investment Partnership. In inglese vuol dire appunto trattato transnazionale per gli investimenti e per il commercio. Il nome sembrerebbe quasi interessante, sembrerebbe magari un'opportunità di ripresa per le nostre imprese che attualmente sono in sofferenza, non riescono a esportare. Invece sotto un nome, come sempre, apparentemente tranquillizzante, si nasconde l'ennesima truffa, perché stanno creando un'area di commercio comune tra le due sponde dell'Atlantico. Ma cosa succederà? Abbasseranno solamente le tariffe doganali, le andranno a eliminare? Veramente ci sarà la crescita che loro dicono? No, succederà qualcosa di molto più grave. Succederà che praticamente, siccome negli Stati Uniti d'America la legislazione è molto meno protettiva rispetto a quella dell'Unione Europea, si potrà esportare carne allevata con gli ormoni, si potranno esportare liberamente gli OGM, perché l'agricoltura ormai americana è solo questo, per il 90% è agricoltura meccanizzata e OGM, la soia, il grano. E questo per caso ce l'hanno chiesto? Qualcuno ci ha mai interpellato se riteniamo utile per la nostra economia un trattato di questo tipo? Eppure lo stanno facendo, e non solo. E qualora l'Italia dovesse battere i pugni sul tavolo, dovesse puntare i piedi e dire no, non ci stiamo, noi vogliamo garantire la difesa della salute, l'articolo 32 della nostra Costituzione, garantire la difesa della salute della nostra popolazione, beh, succederà che le grandi multinazionali americane ci potranno fare causa, e non davanti ai tribunali nazionali, ma davanti a un nuovo organo da costituire internazionale, sul quale non c'è alcun controllo e non c'è alcuna garanzia costituzionale. Ma è questa l'Europa che veramente stiamo costruendo? Dal 92 in poi l'abbiamo centrata solamente sulla moneta, ne parlava prima Dario. Che inganno! Si può andare a costruire un'unione, dare una dimensione politica non sui diritti umani, ma sulla moneta, sulla finanza, sulla speculazione? Noi andremo in Europa e spiegheremo una cosa molto semplice: l'euro è stato costruito male, non è possibile andare ad accentrare la moneta, accentrare il credito, se non si accentra contestualmente anche il debito. Gli Stati Uniti d'America, quando sono diventati una federazione, come prima cosa hanno condiviso il debito, perché volevano diventare una comunità, non volevano diventare un'unione di banche. Noi andremo lì e gli spiegheremo che noi nell'euro, se accettano l'euro bond, se accettano di rivedere il fiscal compact, noi possiamo anche restarci. Non vogliamo uscire dall'euro ad ogni costo, ma non vogliamo neanche rimanerci a qualsiasi prezzo, perché il prezzo che stiamo pagando è altissimo. Il fiscal compact, dovremo rientrare di un ventesimo l'anno del rapporto debito-PIL. Questo che cosa potrebbe voler dire? L'altro giorno c'è stato un articolo sul Fatto Quotidiano, ha detto no, il Movimento 5 Stelle come al solito spara in modo demagogico, non sono 50 miliardi, potrebbero essere anche 5, certo, se cresciamo del 3% l'anno sicuramente è un rapporto, però purtroppo le stime del Fondo Monetario Internazionale dicono altro, le stime del Fondo Monetario Internazionale dicono che anche l'anno prossimo la crescita sarà molto lenta. E secondo voi questi 38, 40 o 50 miliardi non ha importanza? Badate bene che però stiamo parlando di 10, 12, 15 volte l'IMU sulla prima casa, e sono stati per 6 mesi a fare un teatrino in Parlamento per trovare 4 miliardi, quindi figuriamoci 40 a 45. Secondo voi dove li andranno a prendere? Prima Giovanni ricordava giustamente la sanità. La sanità, che cosa è successo in Grecia con l'austerity, che hanno tanto decantato come la soluzione di ogni male? Hanno tagliato del 33% la sanità. E in un anno l'AIDS è cresciuta del 52%, perché si è smesso di fare prevenzione, i suicidi sono raddoppiati, il PIL della Grecia vale il 2% del PIL di tutta l'Unione. Ma vogliamo veramente dire che non si poteva salvare in modo diverso? Ma che comunità è? È una comunità di ufficiali giudiziari che vanno a prendere tutto quello che è rimasto nell'attivo di un paese, o una comunità veramente che deve condividere diritti e valori? Allora il 25 maggio noi abbiamo una grande occasione, non vi fate ingannare, il PD sta dicendo che loro vogliono un'Europa diversa, il loro candidato alla presidenza della Commissione si chiama Martin Schulz, tedesco, sostenitore del rigore, dall'altra parte abbiamo Forza Italia, NCD, il loro candidato si chiama Claude Juncker, ex primo ministro del Lussemburgo, banchiere, grande amico
grandissimo amico di Mario Monti, austerità, non c'è differenza. Siamo noi l'alternativa. Siamo noi l'alternativa per passare veramente a un'unione che ponga i diritti della persona umana al centro della sua azione. Non è più possibile che sia la finanza. Finisco solamente dicendo una cosa. Veramente abbiamo un'arma atomica nelle mani. Quell'arma è una cosa molto semplice, è questo oggetto e questa matita. Votate per voi e ridiamo speranza e dignità a questo paese. Facciamo uno scambio, all'estero ci mandiamo chi ci ha ridotto in queste condizioni, posa prima il malloppo però per quello che ci ha combinato in questi anni, e ci riportiamo tutte le nostre menti e le nostre migliori competenze. Vinciamo noi! Grazie! Grazie.